Salve, benvenuti e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Io sono Tiziana e oggi vi voglio parlare di felicità. In passato ho trattato già questo tema, sia come argomento principale, sia andando a cadere su di essa nei vari argomenti trattati. Vi linkerò qui i video che parlano di felicità come tema principale. Oggi riprendo questo tema perché ho letto un articolo presente nel numero di agosto di Natural Style che fa una recensione di un nuovo libro che tratta la felicità dal punto di vista scientifico. Infatti Eliana Liotta ha scritto il libro dal titolo Prove di felicità, 25 idee riconosciute dalla scienza per vivere con gioia, edito dalla Nave di Teseo. Io ancora non ho avuto modo di sfogliarlo in libreria, non ho neanche letto estratti presenti su internet, ma questo articolo dà un'idea abbastanza approfondita del contenuto del libro, che fa presente come in passato sia stato il tema della felicità una trattazione tipica della filosofia, poi anche della filosofia politica a partire dall'illuminismo, diciamo il diritto alla felicità, no? E poi si è giunti anche a un discorso legato alla psicologia, per poi passare a un discorso di analisi scientifica, medica, per scoprire e per comprendere i meccanismi biochimici e fisiologici anche che conducono una persona ad essere felice o meno. Infatti molti farmaci regolatori dell'umore sono proprio stimolatori di quelle sostanze che ci fanno sentire sereni, tranquilli, lontani da angosce e da infelicità. Le sostanze principali che nomina nell'articolo, per esempio, sono l'ossitocina, che è quella sostanza che si presenta nel momento in cui noi abbracciamo e siamo abbracciati con amore, con affetto, in una modalità rassicurante molto forte. Altra sostanza importante è la serotonina, che ci dà modo, quando si eleva, di farci stare bene. Comunque il fatto che la scienza se ne occupi è diciamo un modo per riuscire a comprendere come veicolare anche con la nostra psiche la stimolazione di queste sostanze, di questi ormoni, di queste varie situazioni di equilibri biologici che ci conducono alla felicità. La mente può fare molto per veicolare anche queste sostanze chimiche. Ovviamente ci sono, per esempio, delle patologie che proprio a livello chimico ci levano queste sostanze che ci aiutano a essere sereni se non felici, ma quando non si è in una situazione di patologia chimica che induce a non essere felici, quindi ad avere dei disturbi dell'umore dovuti più che altro a disturbi psicologici o psichiatrici, è lì che dobbiamo lavorare e possiamo lavorare senza l'aiuto e l'ausilio di farmaci. Mi è rimasta impressa una volta un'espressione, uno slogan adottato da una creatrice di una linea di bellezza, di creme di bellezza, mi pare Elena Rubinstein, che diceva che non esistono donne brutte, ma soltanto donne pigre. Questo per dire che la bellezza è un frutto di impegno, quindi di lavoro per lavorare sulla propria immagine, sul proprio aspetto fisico per apparire belli, lavorare sul proprio corpo per renderlo più bello e più gradevole. Bene, è la stessa cosa con la felicità.
si potrebbe fare lo slogan e dire: non esistono persone tristi, ma solo persone pigre che non si impegnano ad essere felici, perché la felicità è una scelta. C'è detto e sottolineato nell'articolo, ma già io l'avevo trovato in altri testi che avevo letto sulla felicità. La felicità è una scelta ed è un impegno, è per persone che sono persone fattive, attive, che hanno voglia di darsi da fare. Quindi ogni giorno dobbiamo scegliere di essere felici nonostante le difficoltà, perché è facile essere felici quando le cose vanno bene, ma quando abbiamo delle difficoltà è lì che dobbiamo essere forti, non piangerci addosso, darci da fare e sorridere e soprattutto essere artefici della nostra felicità. Molto spesso la felicità ci viene levata da persone o da circostanze esterne. Ecco, è lì che dobbiamo lavorare noi e cercare in ogni modo di acquisire il sorriso. E per acquisire il sorriso, come prima cosa, è quella di cercare comunque di sorridere anche quando non abbiamo voglia di sorridere, perché c'è quel meccanismo che la mente mette in atto. Quindi anche se noi simuliamo un sorriso, piano piano questo sorriso la nostra mente, la nostra psiche lo percepisce come autentico, e quindi fingendo di essere felici si diventa felici. E questa è una cosa che avevo trovato anche da altre parti, cioè sorridere, mimare il sorriso anche se non si ha voglia di sorridere. Il sorriso piano piano da esteriore diventerà sempre più interiore. Quindi questa è vista come la terapia più facile da approntare nei momenti difficili. Poi quello che sicuramente ci fa stare felici, e lo sottolinea il libro, la rivista, e quindi di conseguenza il libro, perché appunto nella rivista c'è questa sintesi del libro, dice: la cosa importante è coltivare la coppia e l'amore duraturo. Oggi parlare di coppia e amore duraturo è un tasto dolente, perché molte coppie scoppiano, siamo sempre più soli, viviamo tutti o la maggior parte storie difficili che finiscono male, quindi è difficile trovare delle coppie che per un largo e lungo arco di tempo sono felici, senza traumi, senza situazioni molto molto dolorose. Bene, dobbiamo avere tutti la forza di, visto che abbiamo questa libertà, di liberarci da tutti i legami tossici. Quindi se stiamo con una persona che non ci rende felice, che ci angoscia, che non ci apprezza, andiamo via da essa e preferiamo più che altro la solitudine a persone che sono negative, che sono egoiste, che in qualche modo ci utilizzano. E questo vale non solo per il rapporto di coppia, ma anche per il rapporto amicale, specialmente se siamo delle persone abbastanza generose, altruiste, ecco, molto facilmente gli altri ne possono approfittare. Quindi senza comunque tradire la nostra natura generosa, empatica, cerchiamo comunque di ritirarci da tutti coloro che non ci apprezzano, non ci amano e non ci ricambiano come vorremmo. Non è poi tutta questa grande tragedia stare da soli. Il tempo da soli è anche un modo per avere più tempo per noi, amarci meglio, costruirci tante cose che ci sono utili, che sono positive per noi. Il tempo in più che abbiamo, perché non abbiamo da dedicare a qualcun altro, dedichiamolo a noi, arricchiamoci, e poi se verrà la persona giusta va bene, ma se non verrà la vita è bella lo stesso, perché non è detto che la nostra voglia d'amore e d'amare debba essere per forza
appagata attraverso l'amore di coppia. Si può anche riuscire a sfogare e essere appagati d'amore dato ricevuto nell'amicizia, nei rapporti parentali, avendo delle passioni particolari per un impegno, qualcosa che ci impegna, soprattutto essere attivi nel sociale, quindi aiutare gli altri, amare gli animali, amare la natura, quindi ha voglia, hai tanti modi di amare nonostante non si sia in coppia. Penso che il fatto che avere per forza qualcuno sia qualcosa di necessario e determinante, sia più che altro un retaggio culturale. Si può stare bene anche da soli e amorevolmente appagati. Ben venga comunque se abbiamo una persona da amare con cui possiamo vivere una bellissima realtà che sicuramente ci dà poi coraggio e forza e serbatoio di felicità per vivere la vita, però ricordiamoci che non è necessaria quella persona esterna a noi, l'unica persona necessaria a noi siamo noi stessi, quindi pensiamo a questa cosa per riuscire a vivere serenamente ogni stato della nostra vita, ogni periodo della nostra vita, se siamo in coppia oppure se siamo da soli. Ricordiamoci la qualità di essere molto esigenti. Il nostro tempo deve essere sempre di qualità, quindi se stiamo con qualcuno, amico o partner, deve essere un tempo di qualità. Se questa persona non è all'altezza di condividere un tempo di qualità e di donare come noi diamo un tempo di qualità, meglio lasciar perdere. Non ci impoveriamo e non diamo perle ai porci. Io in passato ne ho fatti errori proprio perché ancora non avevo quella maturità di comprendere di quanto sia bello stare da soli, perché nel momento in cui si sta da soli, poi si riesce anche ad avere quella lungimiranza di comprendere appieno e abbastanza presto se poi incontrando una persona fa per noi o no. Io vengo da una generazione in cui i genitori erano molto rigidi e quindi dicevano delle frasi tipo: chi ti fa soffrire ti ama, per dire che appunto quando un genitore era rigido faceva mille divieti e quindi ci faceva soffrire, lo faceva per il nostro bene e di conseguenza chi fa soffrire ama. Bene, è un concetto sbagliatissimo perché se una persona si abitua a pensare che chi fa soffrire in nome del bene ci fa del bene, poi si rischia di essere inseriti, di inserirsi e di accettare situazioni di coppia veramente dolorose, angoscianti, che possono portare nei casi estremi, purtroppo, che sono poi non tanto rari come il femminicidio. Quindi veramente, soprattutto se siamo mamme, se siamo genitori, cerchiamo di dare i messaggi giusti ai nostri figli, soprattutto alle nostre bambine. Cresciamole nell'autonomia, nel rispetto di sé e nel far capire che siamo esseri completi, che non siamo esseri a metà, che se deve entrare una persona nella nostra vita, deve entrare per arricchirla e che comunque senza una persona, tipo un partner, un amore, possiamo comunque vivere appieno la nostra esistenza. Quanti dispiaceri, quanti dolori, quante depressioni, quanti problemi sociali, sarebbero, risolti se si acquisisse questa nuova mentalità. Quindi diffondiamo questo modo di pensare. Vivere in coppia è bello, vivere l'amore è bello, ma appunto se non è
la coppia nelle condizioni di dare bellezza, gioia e felicità, meglio stare da soli, in cui c'è tanta, tanta felicità e possiamo essere ricchi, pieni e dare tanto anche agli altri, a chi ci vuole bene, perché appunto non esiste solo il partner, non esistono solo i parenti, fratelli, sorelle, figli, esistono anche gli amici e ricordiamoci di stare principalmente bene con noi stessi. E qui poi l'altro punto che mette in evidenza l'articolo è proprio dedicato agli amici. Chi ha veri amici campa 100 anni, perché la condivisione del tempo con i veri amici ci dà veramente tanto. Ricordiamoci, quando siamo con gli amici, di creare quel tempo di qualità anche con i discorsi. Ricordiamoci che è bene parlare di idee soprattutto, e di non stare insieme per sparlare di qualcuno o criticare qualcuno. Cerchiamo invece di essere costruttivi, e se abbiamo bisogno di parlare di qualcuno, parliamo in modo positivo e parliamo per essere propositivi nel miglioramento di noi e degli altri. Poi parla del fatto che per essere felici bisogna nutrirsi di bontà. Bontà, appunto, creandosi dello spazio per aiutare gli altri, per essere una voce positiva, una mano positiva per la società. Quindi impegniamoci nel sociale, scegliamoci un campo e cerchiamo di essere attivi. Io cerco di essere attiva più possibile in campo naturalistico e anche in altri ambiti. Ovviamente senza sacrificare me stessa, nel senso che il mio tempo libero lo dedico a opere socialmente utili, ma non sacrifico il mio tempo per fare queste cose, perché se si dà troppo poi ci si sente scarni, ci si sente vuoti, impoveriti, e non è qualcosa di positivo. Quindi sì, dobbiamo dare, ma fino ad un certo punto, senza essere eccessivi in questo modo di donarci. E questo vale in tutti gli ambiti, non soltanto per quanto riguarda l'ambito del nostro modo di essere socialmente utili e dare quindi il nostro contributo sociale. E poi la cosa importante per essere felice è quella di dormire bene, perché se si dorme bene si ha un equilibrio fisico bene, bisogna mangiare nel modo giusto ed equilibrato, quindi anche lì bisogna lavorare. Se soffriamo di fame nervosa, se abbiamo dei vari disturbi di alimentazione, facciamoci aiutare. Se non riusciamo da soli, e facciamo un lavoro su di noi e non arrendiamoci non torniamo indietro se falliamo. Ogni giorno si ricomincia, quindi se si è sbagliati, se si è avuto purtroppo debolezza e si è sbagliato anche soltanto il giorno prima, il giorno dopo si riprende, anzi il minuto dopo si riprende, e si cerca di capire come mai si è ricaduti nell'errore, per esempio della buffata, o nell'errore di mangiare troppo in generale, o di bere troppo, o di fare cose che comunque sono dannose per la nostra salute fisica e per il nostro equilibrio psichico. E poi conclude come ultimo punto: goditi l'ozio solitario, che poi tra l'altro è quello che ho già detto prima. Tutto sommato quello che c'è in questo articolo è
sono, diciamo, principi e cose che io ho trovato anche in altri testi e che sto praticando da tempo, e penso in larga parte di aver anche enunciato in vari video. Per questo ho detto all'inizio del video che questa è una sorta di ripasso su quelli che sono i punti principali per essere felici. Quindi mi raccomando, cerchiamo tutti di trovare la strada giusta per la felicità, ricordandoci che è una scelta, ricordandoci che non è una meta, ma è un cammino da fare passo dopo passo. Nella speranza di avervi fatto buona compagnia, di avervi dato degli spunti per il vostro miglioramento personale, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!